racconto su questo. Le morti invisibili, una verità scomoda. Ringrazio Medicina Democratica per aver organizzato questo convegno qui a Taranto, un'occasione importante sicuramente per fare il punto della situazione e per ritornare su quelle che sono delle questioni fortemente importanti per il nostro territorio. Io sono Luciano Carleo, sono il presidente dell'associazione contro amianto e altri rischi ONLUS, che è sul territorio da 20 anni, con un rapporto costante con cittadini e lavoratori. La questione che diceva Pislink poc'anzi rispecchia quella che è la situazione attuale del territorio, cioè ogni volta che le associazioni parlano, fanno allarmismo. Se dare informazione corrente alle persone e fare allarmismo, se è fornire dei dati noti e allarmismo, le associazioni fanno allarmismo. Se andiamo su dati reali, su persone che si ammalano e soffrono, quotidianamente si rivolgono alla nostra associazione per denunciare, per evidenziare questo loro male. Noi abbiamo avuto ultimamente, soltanto negli ultimi mesi, almeno 3 casi di mesotelioma in lavoratori dell'ILVA. Ce ne sono altrettanto per quanto riguarda il personale marino militare o che ha lavorato in cantieristica navale a Taranto. Quindi diciamo che Taranto è stretta tra due realtà, una realtà industriale e una marina militare, strettamente collegate e che hanno portato grande sofferenza sul territorio. 60 anni di industrializzazione, 130 anni di marina militare sicuramente non possono essere sottaciute. Quindi Taranto è una città invisibile. Invisibile sono i suoi morti e i suoi ammalati, perché se ne parla, però non se ne parla molto. È una città che va agli onori della cronaca per parlarne, per essere il polo siderurgico fondamentale per l'acciaio del paese, però poi queste sue morti che continuano. Quindi più del lavoro che stanno facendo gli organi di controllo, più i lavori che stanno facendo, abbiamo sentito prima Pislink che parlava di un lavoro quotidiano di denuncia sul territorio, cioè non si hanno più scuse per non intervenire. Cioè la questione attualmente è quello di portare il territorio in un contesto di legalità, e questo riteniamo che la possa fare con una decisione su tutte la politica. Quando siamo stati a Roma il 30 di luglio, prima dell'acquisizione di ArcelorMittal, fu posta una domanda sul tavolo di trattative. La domanda era: se il livello, diciamo, di eccellenza tecnologica raggiunta con questa proposta, la proposta di Mittal, sia di tale livello da consentire all'azienda di rinunciare all'immunità penale prevista attualmente dai decreti. Risposta di Mittal: pensate che io sia in grado di convincere il nostro management, i nostri ricercatori, a venire qui a dare una mano all'ILVA quando qualcuno dal primo giorno gli dice: attenti, perché appena arrivati in Italia vi mettiamo in galera. Quindi qua abbiamo una consapevolezza anche dell'azienda che non può rinunciare all'immunità penale, perché rinunciando all'immunità penale si è tutti fuori legge.
25 anni prima l'ILVA, nel 2001, ha mandato a tutti i cittadini di Taranto una lettera che io ho conservato, in cui racconta di come a 5 anni di distanza dal momento in cui abbia preso l'azienda, cioè dal 95 al 2001, loro si stavano adoperando per fare dei cambiamenti all'interno dell'azienda. E dice, questo certamente non ha risolto tutti i problemi e gli effetti all'ambiente che 35 anni di silenzio e disinteresse hanno causato, così come questo non significa che nel giro di pochi mesi l'ILVA possa essere completamente adeguata alle nuove esigenze e ai nuovi standard ecologici introdotti da normative in evoluzione. Cioè, quando adesso ha lasciato, mi sembra che questi standard ancora non erano stati raggiunti, lui puntava tutto sul fatto che comunque si stava dando occupazione sul territorio, quindi è un ripetersi delle sceneggiate che stiamo ascoltando di tanti anni, mentre la gente muore. Muoiono i vecchi, muoiono le donne, muoiono gli uomini, muoiono i bambini. Quindi questa situazione qua è una situazione oramai statica che si può risolvere soltanto con un unico sistema, quello di chiudere le fonti inquinanti, quindi chiudere tutte le aree industriali che provocano questo sul territorio. Non sottaciamo il discorso che tutto questo inquinamento chiaramente si fa sommare a quelli che sono stati gli effetti anche ultridecennali delle attività in marina militare, quindi anche inquinamento del mare, e non bisogna arsenare. Cioè noi abbiamo, almeno nel nostro archivio, 324 casi che si sono rivolti a noi con una casistica importante, sia per patologie tumorali, sia per non tumorali e legate alla vita. Ritornando solo a questo amianto, l'unico dato, diciamo, ufficiale che abbiamo e che riteniamo opportuno di dare è quello del registro mesoteliomi, che è il registro mesoteliomi della Puglia, che ha censito per Taranto quasi 500 casi di mesoteliomi, la maggior parte attribuibili chiaramente all'attività marina militare e in parte a ILVA e indotto ILVA e di cantieristica navale, che in molti casi si va a sovrapporre, perché abbiamo nei nostri casi molte delle persone che si sono ammalate hanno lavorato in cantieristica navale e quelle stesse aziende nell'indotto dell'ILVA. Grazie.